24 marzo 1916. Una forte esplosione li fa sobbalzare. Dalla scala sta salendo una marea di gente urlante. Fuggono tutti, spingendosi in preda al terrore, e sbucano a poppa. In quel preciso istante Enrique si accorge che Amparo non è più vicina a lui. La donna è in acqua a una decina di metri dal Sussex. Galleggia incerta sulle onde. Ogni tanto la testa le scompare sott'acqua. Sa nuotare poco sua moglie, poco e male. Questa notte tre colpi di cannone mi hanno svegliato, ma il bombardamento è come il rumore di un ricordo. Nella calma interrotta dal passare dei convogli di artiglieria mi pare impossibile aver potuto vivere in quell'inferno senza uscirne a pezzi. Maurice Ravel è in guerra, ma a Rosalie il suo camion si ferma e nei lunghi giorni di attesa Maurice ha molto tempo per pensare. Non mi sono sentito mai così musicista come ora. Continuo ad aver fede nel trionfo finale dei nostri. Così scrive Manuel de Falla a Debussy nel 1916. I due si sono conosciuti a Parigi e il flauto di Debussy è per Manuel il simbolo della musica francese. Ma i tedeschi hanno invaso la Francia e il compositore spagnolo torna a Madrid, dove darà vita con la sua musica a quello strumento che ha ali di arpa, coda di pianoforte e anima di chitarra. Il teatro dell'Opéra, ahimè, non è cambiato per niente. Il passante male informato continuerà a confonderlo con una stazione ferroviaria e una volta entrato lo prenderà per uno stabilimento di bagni turchi. Lì dentro si continua a produrre un singolare rumore chiamato musica da persone che hanno pagato per ascoltarla. È Monsieur Croche che parla, la controfigura ironica e sferzante di Claude Debussy. Il libro esce postumo. La città nella quale stava per essere stampato era finita in territorio occupato dai tedeschi. Ancora una volta, la prima guerra mondiale e una serenata interrotta.